Appuntamento con i cinque tibetani da Epicurea per ricordare il corso individuale all'interno di Epicurea qui a Piacenza o il corso online proprio sui cinque tibetani, questi esercizi dell'eterna giovinezza. So, Simona, con noi c'è anche Simona Tonini. Lei ci sono delle domande, Roberto, sì, perché che poi arrivano. Tu controlli la mail, sei i più messaggi. sei più social di me, io sono... Bisogna anche, c'è qualcuno che organizza, va bene. Insomma. Allora, cosa hanno chiesto? Hanno chiesto se puoi far vedere praticamente qualcosa in più di questi cinque tibetani, perché li abbiamo spiegati, hai cercato di farci capire cosa sono. Ci sono delle foto, c'è qualche foto, a parte che si vedono dappertutto. Io vorrei invece entrare in contatto con voi, perché i cinque tibetani poi vanno vissuti personalmente. Voglio che dopo un corso sui cinque tibetani portate a casa la vostra possibilità di fare cinque tibetani vostri e che vi permettano proprio di raggiungere fisicamente una situazione di benessere. Non è soltanto far vedere una posizione. E mettervi in grado poi di sentire dentro di voi. E poi di essere percorso. Liberi, perché poi ognuno deve costruire i propri tibetani all'interno. Non deve rimanere affidato a qualcosa di esterno, deve diventare proprio. Quindi allora vi invitiamo a contattarci, a contattare Epicurea al 340-069-4868, sono 6 appuntamenti, intanto cominciamo con questi primi 6 appuntamenti. Anche chi con noi, con te Roberto, li volesse fare online, sì, non possono... vuol dire che gli mandiamo un video. No, vuol dire che sarò presente online, se no tutto questo mio discorso ha bisogno proprio che ci sia interazione, il maestro a volte sta soltanto a guardare. Però c'è bisogno dell'occhio, c'è bisogno di qualcuno che entra in relazione, in contatto con voi, perché così allora abbiamo questa trasmissione di qualcosa che è un sapere che passa attraverso un'altra persona. Quindi se siete lontani possiamo farlo anche così, sempre se siete a Piacenza, venite qua. Venite qua, ci conosciamo e abbiamo questa possibilità di imparare un esercizio, poi andremo magari a farlo in posti dove le energie sono particolari, però dobbiamo riuscire a creare una community, quindi parlatene anche alle vostre amiche e ai vostri amici. Non è per lui o per lei, i tibetani sono veramente per tutti, non c'è nemmeno un'età. Certo, prima si comincia e meglio fa. Prima manteniamo questa eterna giovinezza. Grazie Roberto, vi aspettiamo.